Occasioni dove faremo un piccolo esercizio, cioè vi darò i soliti 5 minuti stavolta, dove voi provate a risolvere un piccolo esercizio. Quindi quando io poi gli dico vi do 5 minuti per provare a far calcio, stoppi e poi riprendiamo dopo. Bene, vediamo. Avete visto che ho caricato le presentazioni sulla pagina docente? Non le avete viste? Questa presentazione e le altre due che vedete adesso le potete scaricare dalla pagina docente. Bene, possiamo iniziare quando vuoi. Allora, buongiorno innanzitutto e oggi continuiamo la lezione della volta scorsa sulla parte dello scambio termico radioattivo. Ovviamente, velocemente su questa presentazione c'è un diciamo, ci sono tutte le cose che abbiamo visto la volta scorsa insieme e non stiamo lì a riguardare ovviamente in dettaglio tutte queste relazioni, ma ciò che abbiamo visto alla fine è che il fattore di configurazione geometrica, fattore di vista, fattore di forma, è una grandezza che dipende solamente dalle caratteristiche geometriche del problema che stiamo analizzando. In particolare, quello che abbiamo visto è che considerando due superfici agonia con J normali Ni ed Nj orientate, diciamo, in maniera qualsiasi dal punto di vista reciproco, se R è la distanza tra le due superfici, beta con I e beta con J, sono gli angoli che rispettivamente la normale alla superficie con I e la normale alla superficie con J formano rispetto alla congiungente, la volta scorsa abbiamo visto che FIJ è uguale a 1 su A con I, integrale A con I, integrale su A con J, coseno di beta i, coseno di beta j, diviso di greco R4, di A con j, di A con i. E analogamente, FJI uguale 1 su A con j, integrale coseno con i, A con j, coseno di beta i, coseno di beta j, diviso di greco R4, di A con J, di A con J. E questa sostanzialmente è stata l'ultima cosa che abbiamo detto nella scorsa lezione. Guardando queste due relazioni, abbiamo detto che i due fattori di configurazione, FJ e FJI, che ripetiamo rappresentano la quota di energia termica raggiante che lascia una superficie e incide direttamente sull'altra. Questi due fattori di configurazione dipendono solo da, vedete, grandezze geometriche, cioè dalla configurazione geometrica del nostro problema. Una volta ricavati questi due fattori di configurazione, vi ricordo che l'abbiamo fatto sotto precise ipotesi, regime stazionario, superfici grigie e diffuse, ricordate, e distribuzione uniforme della radiosità sulle superfici A con I, A con J. Una volta ricavate queste due espressioni, si può facilmente osservare che l'argomento degli integrali è lo stesso per entrambi. Di conseguenza, ciò che si ottiene è che A con I FJ uguale A con J FJI. E questa relazione, che può essere ricavata direttamente da queste espressioni, è una delle proprietà dei fattori di vista che si chiama proprietà di reciprocità. Ora, ripartiamo da qui nella lezione di oggi, va bene? Abbiamo iniziato ad affrontare il problema dello scambio termico radiativo tra due superfici orientate in modo qualsiasi, perché abbiamo detto che qualsiasi problema di scambio termico radiativo tra una superficie e ciò che circonda la superficie stessa,
ovviamente può essere visto come un problema di scambio termico radiativo tra una, quella superficie e una cavità, ovvero tutte le superfici che circondano, reale o immaginario. Abbiamo parlato anche dell'apertura di una finestra o l'apertura di una porta, quindi facendo riferimento a quest'aula, una porta aperta è una superficie ovviamente immaginaria, ma è anch'essa una superficie che costituisce l'intera cavità che è appunto l'aula. Quindi immaginate di voler studiare il problema dello scambio termico radiativo tra questa lavagna e la cavità costituita dall'aula, ovviamente dobbiamo porci il problema di quali sono i fattori di configurazione che competono per esempio allo scambio tra la lavagna e la scrivania, tra la lavagna e il soffitto e così via, no? Quindi partendo da questo presupposto ed essendo arrivati qui, ovviamente Aconia e Acongeia sono due generiche superfici di una cavità e oltre alla proprietà di reciprocità è possibile evidenziare altre due proprietà dei fattori di vista molto utili nella risoluzione dei problemi di scambio termico radiativo in cavità e sono l'additività, ovvero immaginando di avere una superficie, ora faccio di forma qualsiasi, A con I, che scambia con una superficie A con J, e immaginando di suddividere questa superficie A con J in due parti. Una parte la chiamo A con J primo, una parte la chiamo A con J secondo. Allora FIJ sarà pari ad FIJ primo, inteso come fattore di vista che compete allo scambio tra la superficie A con I e la AJ primo, più FIJ secondo. Se ci pensate, questa scrittura in qualche modo vi dice che l'energia non può essere né generata né distrutta, poiché se divido la superficie in due parti, poiché ovviamente l'energia che complessivamente deve arrivare da Agonisola con J deve rimanere la stessa, è chiaro che la somma deve fare il totale, come si suol dire, quindi la somma tra l'energia che giunge sull'agoni primo e quella che giunge sull'agoni seconda deve essere pari all'energia che complessivamente giunge sulla superficie. Questa proprietà di additività è ovviamente la seconda proprietà dei fattori di vista e l'ultima proprietà si chiama proprietà della cavità, che ancora una volta è un'espressione del principio di conservazione dell'energia. Cioè, se immagino che la generica superficie A con I, di cui rappresento con una linea in questo modo qua, sia affacciata verso una cavità formata da n superfici, facciamo 1, 2, 3 e così via, n, tutta l'energia termica raggiante che lascia la superficie A con I dovrà incidere sulle n superfici che costituiscono la cavità, e dal momento che l'energia non può essere creata né distrutta, ciò che deve avvenire è che la sommatoria con J che va da 1 ad n di FIJ deve essere pari a 1, il che significa che tutta l'energia termica raggiante che lascia la superficie A con I andrà a incidere sulle n superfici costituenti la cavità e la somma ovviamente dei fattori di configurazione deve restituire 1. Quindi proprietà della cavità, proprietà di additività, proprietà di reciprocità. Utilizzando queste tre proprietà, il problema della determinazione dei fattori di vista può essere in molti casi semplificato. Infatti, in una cavità formata da n superfici, il numero di fattori di vista che dovrei determinare
è pari a m quadro. E questi fattori di vista possono essere rappresentati in forma matriciale, se vogliamo, in questo modo: F11, F12, F1n, F21, Fn1, F22, Fnn e così via, a evidenziare che in effetti in una cavità di n superfici ho bisogno, almeno dal punto di vista del principio, di utilizzare, di determinare, scusatemi, n quadro fattori di vista. Nella realtà, grazie alle proprietà di reciprocità, alle proprietà della cavità, in generale le proprietà dei fattori di vista, ne devo determinare solamente n quadro meno n, meno n per n meno 1 mezzi. Tutti gli altri fattori di vista possono essere determinati a partire da questi, cioè i rimanenti n quadro fattori di vista meno questa quantità possono essere determinati utilizzando le tre proprietà di reciprocità, proprietà di additività e proprietà della cavità. Capite? Dal punto di vista pratico, per intenderci, questo che cosa significa? Immaginiamo il caso più semplice possibile, cioè il caso formato da una cavità costituita da solamente due superfici. Una cavità fatta in questo modo può essere schematicamente rappresentata in questo modo, superficie A con I, superficie A con J, ma dal punto di vista pratico, applicativo, posso pensare di ottenere una cavità di questo tipo se ad esempio posiziono un tubo di lunghezza indefinita all'interno di un altro tubo, anche lui di lunghezza indefinita, in questo modo. Lo spazio tra questi due tubi costituisce una cavità, ed è una cavità formata da due superfici, una e due, riuscite a vederlo? Chiaramente questa dimensione, che chiamo L, sarà molto maggiore dei diametri dei due tubi, ok? In questo modo gli effetti di bordo potranno essere ritenuti trascurabili e quindi tutto il problema dello scambio termico relativo potrà essere approssimato al problema dello scambio termico in cavità e in particolare una cavità costituita da solamente due superfici. Ora, immaginando che il tubo interno, il cilindro interno abbia un diametro di 1 mentre quello esterno un diametro di 2, quindi questo qui è il diametro di 2 e questo è il diametro di 1, avendo chiaramente due superfici, il numero di fattori di vista che dobbiamo determinare è n quadro, cioè 4. Ma, come abbiamo detto, grazie alle proprietà dei fattori di vista, io ne devo determinare solo n quadro meno n meno n per n meno 1 mezzi, cioè 4 meno 2 meno 2 per 1 mezzi, in totale ne devo determinare solamente 1. E l'altro potrà essere determinato a partire dal fattore di vista che calcolo utilizzando le proprietà dei fattori di vista. Dal punto di vista pratico, come posso fare a determinare i fattori di vista di questo problema? In realtà questo è possibile farlo a partire da ragionamenti abbastanza semplici. Infatti, se andiamo a guardare la superficie esterna, io ora rappresento il tutto in questo modo, per essere più chiaro. Quindi questa è la superficie 1, mentre questa è la superficie 2. Quello che possiamo osservare è che il fattore
di vista F11 sarà indubbiamente diverso da 0, perché data la forma della superficie 1 è evidente che parte dell'energia termica raggiante che la superficie 1 emette inciderà sulla superficie 1 stessa, giusto? Ma questa cosa qui invece non è vera per la superficie 2. In realtà io ho invertito i numeri, abbiamo chiamato 1 quella interna e 2 quella esterna, quindi scusate, mi correggo subito. Quindi F22 è sicuramente diverso da 0 perché è una superficie concava, ma questa cosa qui non è vera per F11 perché non c'è modo per l'energia termica raggiante che viene emessa dalla superficie 1 di incidere direttamente sulla superficie 1 stessa. Quindi sicuramente potrò affermare che F11 è pari a 0. E allora, già che tutta l'energia termica raggiante emessa dalla superficie 1 non potrà ricadere sulla superficie 1 stessa, avremo che F12 è uguale a 1. Giusto? In realtà, la proprietà della cavità ci dice che, in effetti, F11 più F12 deve essere pari a 1. Quindi, avendo avuto modo di affermare che F11 è pari a 0, diciamo che intuitivamente sicuramente posso dire che F12 è pari a 1, ma in maniera un pochino più formale, ovviamente questa cosa discende dalla proprietà della cavità. Quindi ho determinato uno dei fattori di vista. Questo significa che tutti gli altri possono essere determinati a partire da questo. Infatti la proprietà della reciprocità ci dice che A con 1 F12 uguale ad A con 2 F21, di conseguenza F21 uguale F12 per A con 1 diviso A con 2, cioè uguale ad F12 che moltiplica pi greco di 2 per L diviso pi greco di 1 per L. Chiaramente, chiaramente avremmo, che ho fatto al contrario, pi greco di 1 su pi 2, ok, chiaramente più grande sarà il diametro 1 e maggiore sarà l'aliquota di energia termica raggiante che lascia la superficie 2 e incide direttamente sulla superficie 1. Più piccolo sarà il diametro di 1 e minore sarà questa aliquota. Al limite, al tendere di D1 a 0, cioè quel tubo interno diventa piccolo, 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 sostanzialmente, praticamente tutta l'energia termica raggiante emessa dalla superficie 2 inciderà sulla superficie 2 stessa. Ok? E quindi, in questo caso, abbiamo potuto osservare in maniera molto semplice che in effetti, nel caso più semplice possibile, cioè una cavità formata da solamente due superfici, è stato sufficiente determinare un solo fattore di forma, in accordo con questa relazione, per determinare tutti gli altri fattori di forma. È chiaro che l'ultimo fattore di forma è l'F22, che deriva dalla relazione F22 più F21 deve essere pari a 1. Di conseguenza F22 sarà pari a 1 meno F21, cioè sarà pari a 1 meno F12 per D1 su D2. Quindi tutti i fattori di forma sono stati determinati a partire da F12. Va bene? Avete capito? Allora, è chiaro che questo è un problema molto molto semplice, però ci sono problemi che possono essere un pochino più complicati per la determinazione dei fattori di vista e casi in cui può essere necessario dover effettivamente risolvere l'integrale. Immaginiamo di voler affrontare un altro caso che è ancora relativamente semplice,
ed è costituito da due superfici circolari parallele la cui congiungente è perpendicolare alle superfici stesse. Un attimo di pazienza, che le disegno subito. Molto maggiore dell'area della superficie I. In questo modo possiamo ritenere che la superficie A con I sia in qualche modo puntiforme, no? Rispetto alla superficie A con J. Immaginiamo che questa distanza qui sia invece L e vogliamo, ovviamente ho già detto, lo ripeto, le due superfici sono parallele, ok? E come vedete la normale alle due superfici unisce i due centri di queste due circonferenze e chiaramente forma un angolo retto con le superfici stesse. Ora vogliamo determinare il fattore di vista Fij, ok? E ovviamente per determinarlo dobbiamo risolvere la relazione 1 su A con I integrale su A con I integrale sua con J coseno di beta I coseno di beta J diviso di greco R quadro dA J dA I, dove individuata una generica direzione che a partire dalla superficie A con I va a direttamente sulla superficie con J, ovviamente R qui al denominatore è questa distanza, cioè la lunghezza di questa, di questo vettore, se vogliamo chiamare così. Facciamo così, per una maggiore chiarezza mandiamoci di qua. Ok. Beta I e beta J sono questi angoli qui, vedete? E ovviamente, dato il fatto che le due superfici sono parallele, possiamo sicuramente osservare che beta con I uguale beta con J è uguale a beta. Inoltre, questa distanza qui è la variabile R, diciamo così, quindi la distanza dal centro, e l'area dAJ a questo punto è l'area di questa sezione elementare sulla circonferenza a di J, che evidentemente è pari a 2pi greco R per dr, perché lo spessore di quest'area qui, di questa sezione anulare qui, è pari a dr, già che è infinitesima. Quindi quest'area qui che ho cercato di rappresentare sulla lavagna è l'area elementare da J, che vedete è 2pi greco R dr. Allora a questo punto il disegno è abbastanza chiaro, devo rifarlo, siete riusciti a capirlo? Non è che mi è venuto proprio benissimo, lo ammetto, però se siete riusciti a capirlo, ok, altrimenti lo rifaccio, cerco di farlo meglio. Comunque sia, in questa situazione adesso vi do un 5 minuti per provare a ragionare autonomamente. Bene, adesso vediamo insieme
per quelle, per pochi di voi che non sono riusciti a fare, a risolvere questo, questo integrale, vediamo insieme come risolverlo. Prima osservazione: l'area con i, essendo molto piccola rispetto all'area con j, ci porta a dire che la posizione, diciamo, del punto di partenza, chiamiamolo così, sull'area A con I è ininfluente relativamente all'esecuzione di questo integrale. In altri termini, questo vuol dire che tutto questo argomento qua può essere portato fuori dal segno di integrale su A con I. Ok? Allora, che cosa significa? Significa che rimane l'integrale su A con I di A con I, che restituisce ovviamente A con I, che si semplifica con questo A con I al denominatore, e quindi, in altre parole, se A con I è molto minore di A con J, allora F di J è pari all'integrale su A con J coseno di beta I coseno di beta J diviso di greco R quadro di A J. E questa è la prima cosa, che deriva dal fatto che A con I è molto più piccola rispetto alla con J. Quindi dobbiamo risolvere effettivamente questa integrale e non quell'integrale lì. Dopodiché, osservando che beta con I uguale beta con J uguale beta, e di conseguenza questo significa che coseno di beta I coseno di beta J è di fatto pari al coseno al quadrato di beta, giusto? E va. Dopodiché abbiamo detto che dA con J è 2 pi greco R per dR, e questo perché 2 pi greco R, ripeto ancora, è questa circonferenza, per dR che è lo spessore di quest'anello, mi restituisce ovviamente l'area elementare di dA con J. Infine, ovviamente, osserviamo che, vedete, su questo, ragionando su questo triangolo rettangolo qui, dove qui c'è l'angolo beta, come vedete, ovviamente so che un cateto uguale all'ipotenusa per il coseno dell'angolo adiacente, quindi L sarà pari ad F per il coseno di beta, e di conseguenza posso esprimere il coseno di beta come L su R, e inoltre ovviamente avrò che L quadro più R quadro uguale a R quadro, va bene, che sta sicuramente su questo triangolo rettangolo. Allora, a questo punto F e J posso scriverlo come integrale su A con J coseno al quadrato di beta è L quadro su R quadro, giusto? Perché è il quadrato di questa quantità, quindi è L quadro su R quadro diviso pi greco R quadro, e va bene, per dA J 2 pi greco R dR, pi greco si semplifica, e a questo punto possiamo scrivere tutto come integrale su A con J di 2 L quadro per R dR diviso R alla quarta, che posso, vedete, scriverlo in questo modo, cioè L quadro più R quadro, questo è già R quadro, quindi R alla quarta lo scrivo come L quadro più R quadro il tutto al quadrato. Ok? Avete capito? Fin qua? Tutto chiaro? Per risolvere questa integrale ora posso osservare che D L quadro più R quadro è uguale, ovviamente L è costante perché questa distanza qui non varia con la posizione sull'area con J, di conseguenza DL è 0, mentre DR quadro è uguale a 2R DR, di conseguenza 2R, anzi R DR direttamente è uguale a D L quadro più R quadro mezzi, va bene?
Perfetto. Allora, a questo punto l'integrale diventa f con g uguale all'integrale u con g di 2L4, r di r che invece è d L quadro più R quadro mezzi che moltiplica L quadro più R quadro al quadrato, 2 più 2 si semplifica e ovviamente a questo punto l'esecuzione di questa integrale è semplice perché è come fosse 1 su x quadro di x, giusto? Quindi x alla meno 2 meno 1 diviso meno 2 meno 1, quindi fa meno 1 su x. Il nostro x è L quadro più R quadro, quindi questa integrale restituisce L quadro che moltiplica meno così 1 su L quadro più R quadro e l'integrale va ovviamente eseguito su A con J, cioè con R che varia tra 0 e di mezzi, ovvero tutto uguale a L quadro che moltiplica quando vale di mezzi 1 meno L quadro più D quadro quarti meno quando vale 0, questo meno poi fa più 1 su L quadro. Allora a questo punto già possiamo osservare che alla fine questo fattore di configurazione l'abbiamo determinato. Ora, se vogliamo scrivere tutto in maniera più elegante, lo possiamo fare, facciamo il minimo comune multiplo, va benissimo e lo facciamo. Però adesso già si vede che questo f e g dipende solo da proprietà geometriche, cioè in pratica questo f e g dipende da quanto le due superfici stanno lontane e da quanto è grande la superficie a con g. E basta. Ovviamente, ricordiamolo sempre, stiamo immaginando che le due superfici sono tra loro parallele, eh? Attenzione, questa cosa non dovete dimenticare. Ora, se vogliamo, potete farlo anche voi, senza, voglio dire, star qui a fare dei passaggi, fate il minimo comune multiplo qui, andate poi a semplificare con L4 e troverete un'espressione molto più snella di questo fattore di vista. Ma di fatto, in questa fase, voglio dire, fattore di vista è di fatto determinato. Ok? Quindi abbiamo visto un caso dove il fattore di vista è stato determinato a partire da considerazioni, diciamo così, pratiche, nel senso che nel caso di due cilindri coassiali era evidente che il fattore di vista relativo al cilindro interno rispetto a se stesso, intendo l'energia termica raggiante che lasciava la superficie del cilindro interno e incideva sulla superficie stessa, era evidentemente pari a zero perché è convessa, no? Quindi a partire da lì, potendo dire F11 uguale a 0, essendo due superfici, sapevamo che una volta determinato un fattore di vista determinavamo tutti gli altri, siamo riusciti a determinare gli altri fattori di vista e va bene. Quindi abbiamo visto quel caso lì. Abbiamo visto anche un caso abbastanza semplice per la verità in cui abbiamo determinato il fattore di vista risolvendo l'espressione geometrica del fattore di vista. Ora facciamo 5 minuti di pausa e dopodiché affrontiamo un problema sempre di determinazione dei fattori di vista un pochino più complicato. Dopodiché andremo nei dettagli nello scambio termico in carità. Sui libri di testo trovate le correlazioni per determinare i fattori di vista per differenti geometrie. Ora qui ne ho riportate alcune, come potete vedere, e sono fattori di vista tra due superfici piane parallele che si trovano a distanza tra di loro L, vedete che hanno una dimensione W con I e W con J, e questa è la relazione che permette il calcolo del fattore di vista. Vedete? Mentre in basso due superfici inclinate di un angolo alfa l'una rispetto all'altra, due superfici che
sono perpendicolari l'una rispetto all'altra, una cavità, vedete, triangolare. Ovviamente tutti questi casi sono relativi a problemi che presentano una dimensione indefinita in direzione normale al muro, diciamo così. Ancora, ovviamente due cilindri paralleli, un cilindro e un rettangolo parallelo e così via. Due superfici circolari, questo è un caso simile a quello che abbiamo appena visto, la differenza è che non c'è una delle due aree che è trascurabile rispetto all'altra. Ecco, in questo caso il fattore di vista, vedete, è dato da questa espressione dove S delinea da questa espressione R, I, R, G e così via. Quindi sostanzialmente sono problemi che sono stati risolti, sono disponibili nella letteratura, cioè sui vostri libri di trasmissione del calore. In questo caso il libro che riporta queste relazioni si chiama Bergman, del 2011, ed è anche scritto in alto, tra l'altro, vedete, Bergman 2011. Sostanzialmente, note le caratteristiche geometriche del vostro problema, potete utilizzare queste correlazioni per trovare i fattori di vista. Ora, prima di procedere con lo studio dello scambio termico in cavità, proviamo ad affrontare un problema di determinazione dei fattori di vista un pochino più complicato rispetto a quanto abbiamo fatto finora, che è questo che vedete qui. Lo leggiamo velocemente. È scritto in inglese, quindi lo leggo in italiano. Abbiamo una fornace che è rappresentata schematicamente da questa immagine qui, che ha la forma di un cilindro di diametro D pari a 50 mm e una lunghezza L pari a 150 mm, quindi questa L è 3 volte D. Questa fornace è aperta ad un'estremità, quindi questa, e aperta verso un vasto ambiente che si trova alla temperatura di 27 gradi Celsius. La parte inferiore della cavità è riscaldata in maniera indipendente, come le tre sezioni anulari. Quindi questa parte e queste tre sezioni anulari o anulari, ognuna di queste parti ha un riscaldatore dedicato e ogni riscaldatore ovviamente, come dire, genererà una certa potenza termica tale da mantenere tutte le superfici a 1650 gradi Celsius, ok? Quindi un riscaldatore manterrà questa a 1650, un altro manterrà queste a 1650 e così via. Ora, qual è la potenza elettrica richiesta da questi riscaldatori? Potendo ritenere, l'ho trattato, che le superfici della cavità may be approximated as black bodies, cioè possono essere approssimate, si può ritenere che siano delle superfici nere, black bodies. Quindi tutte le superfici interne della cavità sono nere a 1650 gradi Celsius, ok? Per essere più precisi. Qual è la potenza elettrica richiesta per la superficie inferiore della cavità? Qual è la potenza elettrica per la parte superiore, centrale e inferiore? E vabbè, quindi chiede tutte le potenze termiche. Tutte le superfici, diciamo, the back surfaces, cioè la parte esterna, si intende questa, vedete, queste sono le back surfaces delle superfici riscaldate. Le superfici riscaldate sono queste e queste sono le back surfaces, sono ben isolate. Quindi, in parole povere, possiamo ritenere che qui sia applicabile la condizione di isolamento termico. Ricapitoliamo. Adesso, abbiamo questa cavità di forma cilindrica, che in realtà è una fornace. Di qua è aperta. Presenta un diametro D pari a 50 mm. È un'altezza che è 3 volte il diametro D. In effetti
è suddivisa in tre sezioni, ognuna alta B appunto, e ognuna di queste sezioni è riscaldata in maniera indipendente per fare in modo che queste tre superfici, cioè una, due, tre e la superficie inferiore, si trovino tutte a 1650 gradi Celsius. Inoltre tutte le superfici interne di questa fornace possono essere tenute nere. La parte superiore è aperta verso un vasto ambiente che si trova a una temperatura che chiamo T con P di 27 gradi Celsius. Anzi, chiamiamola T con A, così chiamiamo T con P la temperatura delle pareti, quindi tutte queste pareti qua sono nere e sono mantenute isoterme alla temperatura di 1650 gradi Celsius. Si può ritenere che queste pareti siano, questa fornace di fatto sia ben isolata, e l'esercizio ci chiede qual è la potenza termica che è necessaria per mantenere la parte inferiore e le tre sezioni anulari a 1650 gradi Celsius. Ora, per rispondere a questa domanda, osserviamo che, ricorderete la fisica tecnica, poi lo guarderemo di nuovo nel dettaglio, che quando c'è scambio di energia termica raggiante tra due superfici nere parallele e indefinite, ho che questa potenza termica è pari ad A per sigma per T1 alla quarta meno T2 alla quarta. Ricordate questa relazione da fisica tecnica? Poi la riprenderemo, non vi preoccupate. Nel nostro caso, ovviamente, stiamo parlando di superfici nere, e di conseguenza possiamo dire che questa relazione è sicuramente applicabile, ed è applicabile non solo tra, per esempio, la superficie inferiore e le altre superfici laterali, utilizzando un opportuno fattore di vista, evidentemente, ma è applicabile anche tra superficie inferiore e apertura superiore, superfici anulari di apertura superiore, giacché la fornace può essere vista come una cavità e l'apertura superiore è una superficie immaginaria che può essere vista, per quanto abbiamo finora detto, come una superficie nera a una temperatura di 27 gradi Celsius, giacché l'apertura è verso un vasto locale che si trova a questa temperatura. Va bene? E allora ricordate il problema della realizzazione pratica di un corpo nero? Una scatola con un buco piccolino? Ecco, qui siamo più o meno nella stessa situazione. Un'enorme scatola, che è il vasto locale, e un piccolo buchetto per guardare in questa scatola. Ebbene, questo piccolo foro si comporterà da corpo nero alla temperatura delle pareti di questa scatola. Ok? Di conseguenza, questa superficie, ripeto ancora, può essere schematizzata anche lei come un corpo nero, alla temperatura però di 27 gradi Celsius, mentre tutti gli altri corpi neri sono a 1650. A questo punto osserviamo che lo scambio termico radiativo tra due delle superfici interne è zero, perché sono alla stessa temperatura, banalmente. Quindi, indipendentemente dal fatto che possono avere un orientamento relativo tale da avere fattori di vista differenti, il fatto che sono alla stessa temperatura ci permette di dire che la potenza termica scambiata tra loro è zero. Quindi io devo fornire potenza elettrica in maniera sufficiente a compensare l'unica potenza termica dispersa, che è quella tra ognuna di queste superfici e l'apertura, perché tra di loro sì c'è una differenza di temperatura. Capite? Allora, la potenza termica, innanzitutto facciamo una cosa, numeriamo le superfici, va bene? Quindi
Partiamo da, non lo so, da sopra, chiamiamo questa superficie 1, questa sezione anulare la chiamiamo 2, la seconda sezione anulare la chiamiamo 3, questa la chiamiamo 4 e la superficie inferiore la chiamiamo superficie 5. Quindi la Q punto che devo fornire alla superficie 5, ad esempio, è praticamente la potenza termica negativa che la superficie 5 scambia con la superficie 1 ed è pari all'area della superficie 5 per F5,1 per P5 alla quarta, ho dimenticato il sigma, lo metto dopo, meno T1 alla quarta per sigma, ovviamente la costante di Stefan Boltzmann. Bene? Che vi ricordo essere 5,67 per 10 alla meno 8. E sono watt sul metro quadro Kelvin alla quarta. Inutile dire che queste temperature vanno messe in Kelvin, eh? Allo stesso modo, ora, si possono trovare tutte le potenze termiche necessarie per le altre superfici 2, 3 e 4, perché ognuna di queste superfici ovviamente scambierà con la superficie 1. Adesso però, per risolvere questo problema, la difficoltà non sta sicuramente nel calcolo di sigma delta t, cioè t alla quarta, t1 alla quarta, 1, t2 alla quarta, ma sta nella determinazione dei fattori di pista. Ora, qui abbiamo 1, 2, 3, 4 e 5 superfici. Di conseguenza, devo, in linea di principio, determinare 25 fattori di pista. Ma nella realtà, grazie alle proprietà dei fattori di pista, quelli che devo necessariamente determinare sono n quadro meno n meno n per n meno 1 mezzi. Va bene? Quindi sono 25 meno 5 meno 5 per 4 diviso 2 uguale 25 meno 5 fa 20, 5 per 4 20 diviso 2 uguale 10, quindi sostanzialmente ne devo determinare 10, bene, dei 25 necessari. Tutti gli altri possono essere determinati a partire da questi fattori di pista. Ok? Benissimo. Ora vi dico un altro paio di cose e poi lascio a voi un po' di tempo per provare a determinare questi fattori di pista. Molto spesso, quando si devono determinare i fattori di pista in un problema tipo questo, è utile utilizzare delle superfici, come dire, immaginarie, che ci semplificano il calcolo. In questo caso specifico è utile utilizzare due superfici, chiamiamole ausiliarie, che chiamo superficie 1' e 1'. Quindi sono queste superfici qua, queste due tratteggiate, e rispetto a queste superfici è facile calcolare per esempio F1'1', come pure F1'1', già che questo calcolo può essere eseguito utilizzando questa espressione qui, osservando evidentemente che RI è uguale ad RJ, perché sono due circonferenze che hanno pari raggio. Allora, determinati questi fattori di pista utilizzando quelle relazioni lì, sfruttando le proprietà della cavità, è facile determinare i fattori di pista che alla fine servono per risolvere il problema. Ok? Quindi questo problema vediamolo come determinazione dei fattori di pista, non tanto come calcolo della potenza elettrica necessaria, va bene? Ora vi lascio un po' di tempo per ragionare sulla determinazione di questi fattori di pista e poi vediamo insieme, come al solito, come risolvere il problema. Adesso vediamo come il problema poteva essere risolto. Quindi, utilizzando questa relazione, è possibile calcolare, cancello qui per fare un po' di spazio, è
possibile calcolare tre fattori di vista. F11', l'avete calcolato quanto vale? 0,17. Poi F1 secondo, quindi tra questa superficie e questa quanto vale? 0,05. E infine F1 1,5, che vale 0,03? Sì. Ok. Quindi abbiamo questi tre fattori di vista. A partire da questi possiamo determinarne altri in maniera abbastanza semplice. Infatti vi faccio osservare che utilizzando questa superficie immaginaria 1', o ausiliare, chiamiamola così, creiamo una cavità che è composta dalla superficie 1, 2 e 1'. Ok? Quindi per le proprietà, per la proprietà della cavità dovrà essere che F1'1' o F1'2 dovrà essere pari a 1, giusto? Di conseguenza questo mi permetterà di calcolare F1'2. A questo punto so che A con 1 F1'2 è uguale a A con 2 F2'1 e noto F2'1, posso calcolare la potenza termica dispersa dalla superficie 2 verso l'apertura. Ok? Ci siete? Ora, allo stesso modo, posso osservare che F1'1' per la proprietà dell'additività è pari a F1'3 più F1'1', giusto? Ora è chiaro che F1'1' è pari a F1'1'. Mi seguite? Di conseguenza posso trovare F1'3 e posso anche invece sfruttare come altra possibilità la cavità formata da 1, 2, 3 e 1 secondo, scrivendo che F1'1' più F1'2 che ho già determinato più F1'3 deve essere pari a 1, giusto? Ora in questo modo questo è già determinato, questo è già determinato, mi calcolo F1'3 e di conseguenza A con 1 F1'3 è uguale A con 3 F3'1 e quindi mi calcolo F3'1, mentre da qui mi calcolo F2'1. Mi rimane la determinazione di F1'4, o meglio F4'1, e anche qui. Allora, F1'5 è stato calcolato utilizzando quella relazione là. Di conseguenza posso scrivere che F1'2 più F1'3 più F1'4 più F1'5 ancora una volta è pari a 1. Qui è tutto noto tranne F1'4, che determino ovviamente esattamente come ho fatto sopra, e poi con la proprietà della reciprocità avrò che A con 1 F1'4 uguale A con 4 F4'1 e quindi trovo F4'1. Tutto chiaro? Adesso, noti tutti i fattori di vista, posso determinare la potenza termica richiesta in maniera semplice, cioè che avrò che la Q.5 sarà pari ad A con 5 intanto per F5'1 per sigma di 5 alla quarta meno
che poi la temperatura di parete che è sempre la stessa, quindi metto Tp alla quarta meno Ta alla quarta. E così via, Q.4 sarà pari ad A4, F4.1 sigma Tp alla quarta meno Ta alla quarta. Che cosa possiamo osservare? Che evidentemente i fattori di vista saranno differenti e quindi per mantenere le diverse sezioni della fornace a temperatura costante pari a 1650 gradi Celsius dovrò fornire potenze elettriche differenti. In particolare dovrò fornire una potenza elettrica più elevata per la superficie 2, intuitivamente, una potenza termica più contenuta per le altre superfici. È un problema in realtà semplice, che ovviamente ha come obiettivo in questo caso quello di applicare le relazioni relative alle proprietà dei fattori di forma, in realtà può avere anche un risvolto pratico interessante perché ci permette di capire come, per esempio, dimensionare i riscaldatori di una fornace per ottenere una determinata uniformità termica. È chiaro che se voglio una maggiore uniformità potrò suddividere in più sezioni, no? Maggiore sarà il numero delle sezioni, migliore sarà l'uniformità termica delle pareti. Il problema si risolverà sicuramente in modo un pochino più laborioso, ma utilizzando esattamente questo approccio. Va bene? Avete delle domande, qualcosa che non avete capito? Ok, sì, sì. Alla seconda F1 sì, in realtà no, da questa nessuna. Ah, ho scritto questa relazione, ma poi ragionandoci ho pensato che forse era più come dire intuitivo utilizzare queste altre relazioni. In effetti utilizzando queste altre si arriva subito a soluzione, quindi questa qui diciamo che è una relazione che nella pratica non abbiamo utilizzato. Abbiamo solo scritto. Allora, se non ci sono altre domande, ci vediamo domani. E va bene, allora buona giornata.